grande mucchio dentro. Pallone sul primo palo, Buffon la deviazione, falso autogol. Juve in vantaggio al quarto minuto. Sempre Nedved, anticipo di Materazzi, il gioco pericoloso di Nedved che poi è stato colpito anche da Materazzi. Corridoio centrale per Nedved, va via Nedved in velocità, accelera Pavel Nedved in mezzo di Baio e anche Trezeguet. Nedved fino in fondo, cerca attraversone sul secondo palo, il pallone ancora gestito dalla Juve, Camoranesi dentro per Di Baio sul fondo, calcio di punizione battuto in fretta, la mette fuori Duran, allora parte Nedved, campo aperto, subito la possibilità per la Juventus, difficoltà nel controllo però da parte di Trezeguet. Continuano i problemi per Nedved, proprio in questo momento si è avvicinato alla panchina. Nedved ha proprio l'impressione di non potercela fare più. Pallone di Duran proprio per Nedved che si gira, vuole il sinistro, la prova, prova! Nedved 2-0, meno male che al mal di schiena. E posso dire, amici, che questo giocatore che doveva uscire ha fatto un super golazzo. Devo dire che questo lo manterrà in campo sicuramente, perché l'entusiasmo fa passare il dolore. Quasi un 4-5-1, però Nedved fa di fatto la seconda punta come adesso, e va in area di rigore, ancora accelera Nedved, dribbling Nedved, la palla passa, Mauro Camoranesi, 3-0. È straordinario, signori, questo giocatore straniero, il ceco, come dicevo, è straordinario. È il giocatore che doveva uscire, è il giocatore che ha segnato il secondo gol, è il giocatore che ha fatto questa azione meravigliosa sulla sinistra, guardate cosa ha fatto, è veramente straordinario. Questo gol di Camoranesi sicuramente deve andare a abbracciare sicuramente. Lo proprio Paparesta. Dal triplice fischio, tutti sotto la doccia, finisce 3-0 per una super Juventus, una Juventus veramente.